ma arriva come una mina pagante, con dei precedenti che ci sono stati in Serie C, chiaramente in situazioni di normalità, perché il Cosenza un paio di anni fa era una mina vagante, partì dalle retrovie e vinse il campionato, vinse questa lotteria che non è per me poi una terna o una cinquina, è una tombola vincere i playoff, quindi è una roba difficile, è più difficile in questo momento perché non sai come arriverai in generale dopo il rimescolamento. Sulla carta ci sono due o tre squadre forti, più forti, l'organico più competitivo, il Bari, la Ternana, la Reggiana, però questo secondo me conta poco perché hai l'incognita dei tre mesi di stop e quindi la mina vagante si può costruire uno spazio, ritagliarselo con una proprietà nuova, un allenatore ambizioso, una piazza che spinge, quindi io credo che si debba avere la necessità e il dovere di provarci. La Vino secondo me ce la può fare a costruirsi e ritagliarsi uno spazio giorno per giorno con tutte le incognite e sapendo che andrà a pescare un po' nel bussolotto della condizione fisica, dell'aspetto mentale, psicologico, quindi sarà un mondiale con l'handicap. Certo, lo hanno detto anche Capuano e D'Agostino, ci dobbiamo provare, lo dobbiamo fare con grande convinzione, però c'è un elemento che non aiuta l'Avellino, il fatto di non avere giocatori di grande qualità. Quelli che aveva tipo Charpentiere, Silvestri non ci saranno, non hanno recuperato ancora. No, questo sicuramente se hai la pedina di qualità, perché mi ricordo che il Cosenza aveva Bragli in panchina, aveva Paclet che fu devastante, sì, in quel playoff, l'ha prese per mano la squadra, però non deve essere un motivo di rassegnazione perché poi magari hai i grandi giocatori e mentalmente c'hai le pressioni. E mentalmente pensi di dover vincere a tutti i costi. Io penso che sarà importante l'aspetto psicologico. C'è un enigma che riguarda un po' il mercato, se ce lo spieghi, no? Riapre il 1° settembre, ma l'Avellino per esempio ha giocatori tutti in scadenza di contratto, con chi va a fare il ritiro ad agosto? Ma guarda, io sorridevo perché sinceramente è un enigma per tutti, perché vivremo un'estate un po' particolare, il mercato in condizioni di normalità il 10, l'11, il 12, il 13 giugno era tutto già fatto, impostato con gli allenatori, con i parametri zero, con le società che avevano scelto, soprattutto in Serie A, gli obiettivi, con i rinnovi di contratto che erano già stati preventivati, programmati, firmati, siglati, annunciati. E adesso il come si fa vale per l'Avellino ma vale per tutti. Non linee guida, ma credo che in questi tre mesi abbiamo scoperto tante cose complicate, particolari, un po' anche superficiali. Quindi sul mercato di quest'anno e sulle regole bisogna avere un po' più di pazienza e dovremmo averne anche ad agosto, quando ci diranno come funzionerà in generale. Adesso era troppo importante ripartire, il resto lo vedremo un po' dentro l'oceano con una barchetta, dobbiamo navigare a vista, molto spesso rischiamo di affondare.